In qualche maniera il Messico mi aveva insegnato, o quantomeno reinsegnato, a stare al mondo, sbattendomi anche la faccia contro il muro più volte, dimostrandomi che insomma, stare lì per camparci era diverso che andare lì come un vagabondo. E quindi è un paese spietato in questo, è un paese che rappresenta una scuola dura e sicuramente anche per questo mi ha arricchito tanto. Sì, il filo che unisce tutte queste storie così diverse tra loro sicuramente è un sogno di riscatto, ma anche il sogno di per sé. Se smettiamo di sognare, cosa siamo? Insomma, senza l'utopia, De André diceva che senza l'utopia l'uomo è una sorta di cinghiale laureato in matematica, cioè che sa fare delle cose stupende per la tecnologia, ma essenzialmente gli manca l'anima, insomma, con tutto il rispetto per i cinghiali, povere bestie. Però il sogno, ecco, che leggo anche alla parola utopia, è qualcosa di irraggiungibile, ma che al tempo stesso, se smetti di coltivarlo, comunque inaridisce. Vendetta farà del partigiano, ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditore, ormai sicura è la dura sorte. L'amore per le genti conosciute, spesso individui, in altri casi comunità, l'innamoramento per alcuni luoghi di questo meraviglioso quanto travagliato pianeta e poi, per forza di cose, la rabbia per tutto quello che rovina ciò che più amo e amiamo, insomma, per l'ipocrisia, per quello che ci viene raccontato in maniera totalmente distorta o menzognera a livelli inaccettabili. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Fischia il vento, infuria la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il